Si avvicina la Notte d'Oro, l'evento che ogni anno anima il centro di Ravenna con eventi, spettacoli e concerti e attira un flusso consistente di turisti e non solo, pronti a invadere il centro cittadino. Ma rimane un problema da risolvere, i servizi igienici. Secondo una delibera della primavera scorsa approvata dalla giunta comunale, sarebbe dovuto partire un intervento di Azimut per migliorare la funzionalità dei servizi dislocati in città e nel Forese. In particolare, alcune delle strutture esistenti, considerate obsolete, sarebbero state sostituite con nuove toilette costituite da monoblocchi, provvisti di areazione, maniglione antipanico per apertura interna di sicurezza, acqua calda e fredda, sanitari adeguati a persone con disabilità. Due i bagni che a ridosso della Notte d'Oro, prevista per il 10 ottobre, andrebbero più velocemente sostituiti, quello di Piazza Baracca, dove al momento sono stati solamente allacciati dei tubi nuovi, e quello in via Pasolini, a pochi metri da via Cavour. In entrambi i casi le nuove strutture sono ancora mancanti, facendo stare sulle corde negozianti e proprietari dei locali nelle vicinanze, speranzosi di veder sorgere presto nuovi servizi igienici più accessibili e puliti.